Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento con le avventure di Tano, Uccidore di Demoni, o meglio, con Tano Strikes Back, la serie del New Game Plus di Demon's Souls. Questa puntata, a causa di un problema tecnico, è stata girata in due parti, lo capirete anche perché lo dirò. Niente, quindi senza indugi vi lascio alla puntata e un saluto a tutti. Ed eccoci qui col nostro caro Tano. Era molto che non prendevamo il controllo dell'Ucciditore di Demoni. Così, con un'espressione un po', diciamo, poco utilizzata, mi è piaciuto chiamarlo. E che mi è costata in realtà più volte la domanda perché Ucciditore. E so che vi avevo lasciato col personaggio con Tano. Oh, le bende al monaco. Ne riparleremo. La ragione per cui non ho ricominciato direttamente dall'arcipietra, appunto, degli Shadowman, degli Uomini Ombra, nel punto in cui ci eravamo lasciati, è perché avevo provato a fare il PvP con un ragazzo, a essere il boss, il suo boss nell'arcipietra, seconda arcipietra, quella che mangia uomini, appunto, quindi lo scontro col monaco giallo, in cui appunto un giocatore viene evocato. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ma non perché io ho beccato altre persone, giusto, giusto, quindi non nel senso che vi fossero disfunzioni ai server o altro. E avevo dimenticato la cosa, mi spiace, altrimenti avrei, se non altro per economizzare tempi, mi sarei fatto trovare direttamente in quel posto. Ma sicuramente, questa puntata arriverà con ritardo, anzi arriva con ritardo, più di un mese dall'ultima. Avrò fatto delle scuse nel frattempo, quindi non vorrei tediarvi ulteriormente, anche perché sono stato rimproverato più e più volte. Scusatemi. Mannaggia. Vediamo, scusate, che se no è un problema. Dove l'ho messo? Mettiamo a posto del appiccicoso, perché tanto siamo vivi. Ok, perfetto. Curiamoci. Leviamoci, penso i guanti solo dovrebbero bastare. Esatto, sì. Perfetto. E andiamo di nuovo all'avventura. Quindi, mi avete detto più volte di non scusarmi, non lo farò e non voglio annoiarvi. Gettiamoci direttamente nel gioco. Dell'arcipietra degli Shadowman in realtà ho più volte parlato. Purtroppo è l'arcipietra a cui sono legate meno risposte e più domande. I punti fermi li abbiamo più volte ripetuti. Gli Shadowmen adoravano i morti, viene più volte detto. Ma il culto che nel corso degli anni si è avvicendato è diverso. Sappiamo per certo che questo culto vi fosse ai tempi della sconfitta, la prima sconfitta, almeno la precedente sconfitta dell'antico, se si accetta l'idea di ciclicità, perché appunto nell'arcipietra è redatto questa specie di vescovo dalle sembianze appunto simili a. La freccia in testa, simile appunto a un morto, appunto, o un non morto, nel senso di Dark Souliano. Ma che questo culto è stato traviato e cambiato fino a divenire prima un culto animistico, non altro animistico, comunque. Si adoravano le bestie delle tempeste e ad esse si sacrificavano i morti, e mentre coloro i quali fossero ritenuti indegni venivano divorati dall'arbitro. Poi, non sappiamo quando, a un certo punto i morti sono cominciati addirittura a essere animati alla magia demoniaca, e in essi sono state piantate delle anime. Come vediamo dal fatto che quando li uccidiamo otteniamo appunto dei resti di anima, che appunto sono delle anime che per mezzo della magia demoniaca hanno finito per influenzare questi cadaveri. Non solo, ma addirittura li mutano fisicamente. Quando andremo infatti all'ultima parte delle catacombe, vedremo come l'aspetto degli stessi è diverso. Gli Shadowmen non avevano una cultura
giapponese. Sembrano più che altro dei barbari, simili a barbari. Infatti vengono chiamati tribesmen, come il Longbow Holan. Mannaggia, vi avevo lasciato qui perché volevo mostrare questa shortcut. Purtroppo non è facilissima da fare. Cioè, è facile, però non ci sto riuscendo io. Quindi, forse devo giustificarmi in questo modo. Vediamo. Avevo promesso, tra l'altro, che avrei portato un'altra armatura, ma. Mannaggia. L'ho dimenticata. Vediamo, faccio un ultimo tentativo. Se no. Niente, proprio. Ok, dai. Fatemi. Così ci dovrei riuscire, sì. Assolutamente. Vediamo. Eh sì. Che cretino. Scusatemi. Comunque, Longbow Holan, l'abbiamo discusso più volte, aveva frecce e un arco che sono ottenibili qui. Quindi molto molto probabilmente, e sono fabbricati col legno di questa terra, molto probabilmente era un tribesman, un tribale, come. Ecco qui, vedete, si può saltare praticamente a metà livello, oltre a poter tenere una lucertola in modo molto molto più facile. No, questi non ci servono. Una società tribale. La presenza di un'arma molto importante, qui, oltre appunto a Satsuki e a la Senza Else e altre katane, è probabilmente dovuta al fatto che molti si erano recati qui per recuperare la potente spada, almeno così penso, finita per le traversie più diverse. Oh, un pezzo di pietra ombra. Che fortuna. In questo punto, in questo luogo, probabilmente molti guerrieri come Satsuki, e se egli dice il vero, probabilmente il suo padre, di cui troviamo il Black Phantom, ma non abbiamo modo purtroppo di verificare se le sue parole siano vere o no, si sono recate qui. Che, come dimostra lo stesso anello del. Guardate qui, ragazzi. Guardate che cura, questo posto è recente, questa fortezza è relativamente recente. Il legno infatti è crollata, ma il legno, per quanto marcio, è ancora in piedi, no? Però guardate che cura e dettaglio, proprio queste sono. Chi conosce, magari in Sicilia purtroppo capita spesso, case più antiche crollate, ha avuto modo di vederle, può capire come l'accuratezza di questa ricostruzione non è casuale, è veramente quando cadono i tetti, crollano i tetti, cadono, scusate, che in Sicilia a volte si dice cadono i tetti, è caduto il tetto, crollano i tetti, effettivamente accade così. Sentito? Richiamo del corvo, the master, dell'arbitro. Guardate questi cadaveri, probabilmente fermati qui in extremis da quello scheletro. Come sto dicendo, comunque, come l'anello delle tombe, dei profanatori di tombe, lo dimostra, molto probabilmente questa era, è stata per lungo tempo una meta di razziatori. Giustamente, perché le tombe erano forse abbandonate, probabilmente da tempo. Ora stiamo per fare la conoscenza con rivedere un vecchio amico, ovvero l'arbitro. Per combattere l'arbitro lo si può combattere anche da sopra. Avere una magia o armi di fuoco facilita molto la cosa. Tuttavia, se finché si sta qui, egli ci attaccherà con la lingua ed è quasi un attacco praticamente quasi imparabile. Cadere non vi fa praticamente danno, quindi vi consiglio, piuttosto che beccare un colpo di lingua e fa molto molto danno e non si può evitare. Quasi, cioè, sì, si può evitare, ma è molto difficile. Buttatevi direttamente sotto, non vi succederà niente. L'arbitro è un boss molto semplice. Inoltre, come molti voi sapranno, la mannaia, l'arma che può essere fatta dalla sua anima, sempre semplicemente una clava, è estremamente potente. Guardate il corvo dorato, no? Che è il master, come dice, recita la descrizione dello scudo dell'arbitro. Appunto il signore dell'arbitro è ancora una volta diciamo esempio, ricordate anche nel Monaco Giallo avviene, di un demone che è divenuto tale non probabilmente in modo diretto,
perché ha subito egli stesso una trasformazione dovuta a scelte o accadimenti personali. Ma vediamo. Notate come sia cieco. L'arbitro gli occhi non ce l'ha, c'è tipo una specie di membrana, no? Forse perché è proprio il corvo che lo comanda. Ma comunque, come stavo dicendo, è ancora una volta esempio in cui un'entità ha svolto il ruolo del catalizzatore per trasformare un essere in un demone. L'arbitro era molto probabilmente un umano prima. Come egli sia diventato questo abominio non lo sappiamo. Che sia magari il primo o forse il più grande degli adoratori degli uccelli e delle bestie nel cielo non lo sappiamo. Certo, la superstizione è molto molto forte in questa arcipietra. Direi comunque di non parlare troppo di lore. Alla fine abbiamo detto, penso, più o meno tutto. Giustamente ci sarebbe di chiedersi come mai Saint Urbain si trova qui. Un'altra cosa che volevo dire è, non ne abbiamo idea, cioè non possiamo avere la prova. Probabilmente non era da solo, come dimostra, oltre al suo assistente, al suo discepolo, come dimostra l'aver ritrovato un talismano di Dio in alto. Non abbiamo una spiegazione. È possibile che Peaches l'abbia attirato lì con la promessa di qualche ricchezza, qualche tesoro? Potrebbe darsi, ma sinceramente non mi ha dato mai l'impressione di essere una persona avida di per sé, benché poi lo vediamo circondato dalle offerte, ma che fosse veramente fedele a degli ideali, per quanto ipocriti e bigotti, della Chiesa. Lo vediamo come perpetra e ripete come un mantra come la magia sia demonica e da rifiutare. Questi Grim Reaper, questi mietitori sono sempre stati affascinanti. Questi fantasmi che vi evocano non vi ricordano un po' i giganti? Non lo so, guarda questa struttura alta, le braccia oblunghe. Non so, mi hanno sempre un po' ricordato loro. Comunque, probabilmente loro erano il risultato degli oscuri rituali che si svolgevano in questo modo. Conoscono la magia, il che indica in certo qual modo che certamente il loro potere è legato a quello dei demoni. Vediamo. Sotto il nostro peso si apre molto, giustamente, molto facilmente. Come sto dicendo, cosa aver portato Saint Urbain qui non lo sappiamo. Sinceramente non ne ho idea. Io penso perché, siccome là effettivamente questo luogo, questo scusate, mi è caduto il, spero che, ecco qui, ok, non ha sbandato apposta. Siccome praticamente l'arcipietra e questo luogo era in realtà sede di un altro culto, probabilmente molto potente, perché ancora forse la chiesa non esisteva e già quel culto fu uno dei sei sigillatori, un rappresentante di quel culto fu uno dei sei sigillatori dell'antico a cui venne affidata un'arcipietra. È probabile che magari Saint Urbain, come rappresentante della chiesa, possa essere venuto qui a ricercare. Ragazzi, purtroppo i vicini tengono la televisione a volume alto, quindi spero non si senta rumore. Io sto facendo il possibile per evitare. Ecco qui il nostro caro amico Peaches, che ci ha anche abbastanza attirato con la UG della guida in questo luogo. La UG della guida ha un aspetto un po' diverso qui, se non mi sbaglio. Forse si vede di più la pietra all'interno, non saprei. Dovrei vederle quella in Dark Soul, perché tanto è abbastanza tempo che non la vedo, sinceramente. Dovrei un po' darci un'occhiata. È però comunque interessante come veniamo attirati lì per andare a salvare Saint Urbain, o meglio, a cadere di nuovo in trappola da parte del caro Peaches.
E quindi se dovrò imporre, probabilmente tra le tante missioni affidate ai boletari potrebbe esserci stata quella di scoprire la fine e lo stato, cosa è successo ai tribesmen e una possibile fede, una possibile credenza, appunto una chiesa in grado di contrastare con quella più nota, quella appunto di cui egli è un fedele. O meglio, addirittura un santo che pare sembrerebbe essere il grado più alto. Non saprei. Oh, mannaggia. Questi scheletri purtroppo attaccano molto velocemente. Quindi che succede? Si ha difficoltà a stordirli, perché siccome attaccano hanno già, sfruttano già l'hyper armor del loro colpo. E quindi purtroppo. Mannaggia. Ma dovevo saltare. Scusate, errore mio. Dovevo rotolare verso di lui e non all'indietro. Redoran. La sua arma. La faremo, non vi preoccupate. Probabilmente la Nordregalia, molti di voi la conosceranno già. Non credo sia la nostra arma definitiva, perché si può arrivare a far più danno della Nordregalia, benché sia abbia un danno di base straordinario. Detto ciò, vorrei utilizzare questo spazio per parlare comunque di altro, quanto più o meno di lore ne abbiamo già discusso, e certamente mi faceva piacere, avevo un interesse fare un riassunto più ordinato e chiaro di quello che ci avevo detto. Quello che talvolta con confusione avevo parlato, perché ovviamente non abituato ancora al mezzo, questo lo farò sempre, ma sfruttiamolo anche per parlare di altre cose, visto che comunque il formato si presta a questo senso, rispondere alle domande che mi sono state fatte o voler dire qualcosa. Tra le tante domande che spesso mi sono state poste, e vi è cosa ne penso di Bioshock. Io Bioshock ritengo che costituisca ciò che sia stato ai tempi un po' più risalenti per il genere degli FPS, Half-Life. Half-Life introdusse, come anche Deus Ex, seppur appunto in misura maggiore, questo più orientato al GDR, una componente rollistica il secondo, diciamo di lore il primo. Assurdo. Vabbè, non era voluto, povero scheletro. Comunque, dietro ai tempi costituirono un esempio di come si potesse creare pure all'interno del genere un'attenzione molto molto grande per aspetti che magari fino allora erano stati tralasciati, come la trama, la lore più in generale, e comunque una contestualizzazione degli eventi. Gli eventi di Black Mesa divennero un pilastro del mondo del videogioco in Half-Life, come anche un po' in Deus Ex, capito, no? Lì si arrivò addirittura a ibridare l'FPS con il genere GDR. Io l'avvicino però più che altro a Bioshock Half-Life, perché è molto più sbilanciato, ha ben poco di GDR, se non qualche scelta e qualche cosina, qualche possibilità un po' di potenziarsi e scegliere la build, certamente, ma non nel senso che piace a me, cioè nel senso proprio dell'interpretazione di un ruolo. Ad ogni modo, Half-Life costituì certamente un punto di un giro di boa per l'evoluzione del genere, e allo stesso identico modo Bioshock in tempi recenti dimostra come. Aspettate, guardiamo un secondo. Quella scena è la stessa in Dark Souls, ricordatevi, no? Vi ricordo. Adoro Peaches, un grande.
siamo finiti in questo buco. Non siamo i soli, come vedete ci sono dei cadaveri completamente nudi, spogliati di tutto. Probabilmente non siamo stati soli. Eppure, per quanto Paige possa essere avido, riempire una stanza di cadaveri ormai scarnificati, beh, non credo che possa essere stato lui. Credo che abbia sfruttato un'occasione già presente. Questa camera è immediatamente dopo l'arbitro, quindi è ben possibile che vi venissero gettati i corpi non utili a questo, o comunque che venivano magari rifiutati. Vediamo, nostro Santurbain. Did you fall for that little devil's trap? Well, I did the same. I did the same. And now I am stuck here. The reverberations seem to suggest that we are connected to the outside. But dark, fearsome souls stand between us and freedom. But have no fear. God will cleanse us of evil. Pray with me, Umbasa. Basta. Basta. Questa è la citazione che ho fatto spesso durante. Oh, scusate. Durante la prima serie, era una citazione Epic Name Bro che lo faceva spesso. Ogni volta sentiva un basta, faceva un basta. Ad ogni modo, questi NPC armati senza Elsa sono teoricamente molto facili a buttare giù. Perché siccome non potranno mai abbattere il vostro scudo, rompere le vostre difese, e voi avete una difesa del 100% se utilizzate uno scudo di metallo, loro si fanno danno, continuano a farsi danno. E quindi teoricamente sì, è vero, si curano. Però basta aspettare finché non muoiono. Ovviamente non lo faccio, se no c'è da morire di noia, però si può fare tranquillamente. Ok, questo corpo ricordate, no? Si può scendere da lì in pure white. Andiamo a parlare col Santurbain. Oh, it's you. Did you cleanse the world of another dark soul? God has chosen you, and for that we are Umbasa. Basta. Ok. Ricordate, ha detto Dark Soul perché qui i Black Phantom sono di fatti delle anime oscure, anime soggette alla madness and paranoia, alla pazzia e alla paranoia. Lasciando stare comunque un po' la lore, come stavo dicendo, BioShock è un gioco fantastico, è un FPS e tale c'è poco da fare. Io mi as sono aspettato, avevo sentito parlarne così bene, che di fatti rimasi un po' deluso quando lo giocai all'inizio, i primi minuti, perché di fatto poco da fare, le meccaniche sono quelle, non aggiunge, cioè non è un Deus Ex dove vi sono anche delle altre componenti ludiche, e rimane un GD, un FPS. I'm really sorry. I'm really sorry. Comunque è interessante perché. È interessante perché comunque normalmente voi uccidereste o attaccereste chi ha fatto questo, no? Chiunque noi lo farebbe a livello, ovviamente nel gioco. Eppure con Peach non ce la fai perché è troppo simpatico. Ok, allora. Sì, penso. Siamo abbastanza. Un pezzo di pietralama. Che fortuna. Che fortuna, non me ne ero neanche accorto. E quando l'ho raccolto? Cioè, qui mi uccideranno. Vabbè. Questa parte, ragazzi, è molto difficile se non affrontata con l'anello del ladro. Anche a discapito di sacrificare il roll. Ricordate, frecce e anello del ladro lo si fa molto facilmente. Stavo appunto dicendo BioShock, concludendo il discorso, è un FPS di fatto, ma non tanto la trama che è pur bella.
ha dei colpi scena fantastici. Se non l'avete giocato vi consiglio di farlo. Ma l'ambientazione, ragazzi, l'ambientazione è qualcosa di stupendo. Non solo geograficamente, perché è una città sottomarina in stile anni 50. In realtà anni, credo che sia un po' anni 40 più che anni 50. Ma anche se per trama fu costruita alla fine della seconda guerra mondiale. Sì, perché Andrew Ryan, che era questo magnate ispirato chiaramente a Rockefeller, un po' a Ford, un po' a Rockefeller, vede questo magnate ricchissimo che per paura in parte il rifiuto del suo stesso governo, il rifiuto dell'ideologia comunista e paura dello spettro comunista, quanto dello spettro della guerra fredda e della possibile guerra atomica a cui avrebbe potuto portare, decide di costruire un'utopia del capitalismo sott'acqua. Perché il capitalismo? Perché è un rifiuto completo di ogni aspetto socialista che può avere una società. Cioè non c'è niente, non ci sono servizi pubblici, si occupa solo dei servizi pubblici indivisibili più essenziali, cioè, e vengono pure appaltati, cioè, quindi quei servizi pubblici che può fornire solo lo Stato, tipo la manutenzione della città, eccetera, eccetera. Per il resto vengono pure appaltati con gara, il resto non c'è, è tutto affidato al libero mercato. E una società che poi arriverà al tracollo, noi arriviamo in quel momento, il momento successivo al suo crollo, e diventerà un inferno in realtà. Di Bioshock io sono così pazzo che ho comprato ogni edizione possibile, penso, sia del primo che del secondo. Il secondo è una bellissima storia, ragazzi, veramente stupenda. Peccato, è ancora più profondo secondo me. Lì la trama addirittura è ancora più alta di quella del primo. Oltre l'ambientazione la stessa rimane bellissima. Peccato non si innovò nel gameplay e si dovette spendere risorse e tempo in un multiplayer che, mamma mia, che sinceramente non... insomma, lascia il tempo che trova quanto... Questo è rischiato, eh? Aveva poco senso, secondo me. Ad ogni modo, ragazzi, ricordate, questi spettri si riformano. Quindi, quando imbattete, cercate di fare presto, ok? Come sto dicendo, di Bioshock, oltre ad aver comprato ogni edizione, tra l'altro la mia ragazza giustamente criticò perché comprai la collector per Xbox del primo, ma la trovai a 20 euro quando ancora non avevo l'Xbox e avevo solo la PlayStation. Ma ragazzi, se uno sa, la collector Xbox di Bioshock, insomma, valeva abbastanza. Ad ogni modo, come stavo dicendo, di 360 chiaramente, quella col piccolo Big Daddy, e comprai anche parecchie action figure perché mi piacciono, sono fatte veramente bene, sono relativamente economiche quelle di Bioshock. Qui bisogna fare attenzione che c'è un bel agguato. Eccola lì. Ma ecco qui. E inoltre di Bioshock lessi anche il libro. Ragazzi, vi consiglio addirittura di leggerlo se potete prima di giocarlo, perché vi dà contezza, vi fa plenamente comprendere e capire la splendida ambientazione del gioco. Oltre a non farvi grossi spoiler, cioè quasi nessun spoiler la trama. Lo vedete, ragazzi, che è quello? Il vecchio eroe è già visibile in questo punto. La caverna è completamente e strutturalmente realmente esistente, cioè non c'è una finzione strutturale anche in questo livello. Cioè noi abbiamo questa lunga caverna verticale e noi la stiamo percorrendo tutta dall'alto verso il basso, è qualcosa di splendido. Tra l'altro, dai edifici in muratura si passa a caverne scavate nella pietra, ancora qui rifinite per quanto vecchie, ma quando poi andremo più avanti sarà praticamente una caverna con qualche sentiero, qualche altare. Quindi dimostra come questi luoghi siano ancora più antichi, più vicini al culto dei morti, e di fatti sono quelli. Io non vorrei vedere se magari posso colpire il... Lì c'è nell'angolo davanti a quello nascosto, quando scenderemo sotto, uno di quei Reaper, ma...
Non li riesco, non lo riesco a vedere, eppure dovrebbe essere proprio lì, in quell'angolo inquadrato. Niente. Scusate ragazzi, c'è un'ambulanza, sta passando ogni volta che registro, sembra che mi sentano, ma purtroppo non ci posso fare niente. Va bene, dai. Come vedete, questi volti mai morti seppelliti dimostrano come sia stato molto molto antico, oltre a questi edifici qui in pietra, la presenza di un culto che poi comunque è stato traviato e cambiato nel corso del tempo. Per concludere il discorso Bioshock, se avete possibilità leggete il libro. Non sono un fan dei libri su videogame, spesso sono prodotti grossolani, si sono aspetta, questo comunque concludo il discorso di Bioshock e vi narro della piccola cosa. Ma comunque sono stato estasiato a leggere, è scritto veramente veramente bene. C'è una bella prefazione in cui l'autore ha spiegato come ha lavorato e ha ricostruito l'idea del libro. E niente, vi fa capire molto di più di quanto si traspare al gioco, dove la maggior parte delle informazioni e le ambientazioni vengono date da alcune registrazioni. Registrazioni che purtroppo hanno problemi di volume audio, credo. Comunque, è un bellissimo gioco che secondo me ha creato una delle ambientazioni più belle, adattabilissimo a film, a mio parere, e che vi consiglio di giocare. Giocate anche il secondo, magari non a stretta distanza col primo, perché benché stupendo, manca di innovare alcunché sotto il profilo del gameplay. Praticamente è come se giocaste una mod del primo, sembrerebbe. Ma comunque è un bellissimo, bellissimo gioco che ho adorato alla precisione, stragrande, è uno dei quelli che più mi lega alla mia ragazza, perché sia io e lei che l'abbiamo amato molto. E per quanto concerne i libri e i videogiochi, io non sono mai stato un grande fan, non mi sono mai piaciuti poi che ho letto. Allo stesso modo ritengo di qualità molto bassa i libri di Resident Evil, ma ci sono molto legato perché li comprai in edizione Urania Mondadori, ma per poche mila lire. Non ricordo quante, però comunque erano molto economici. Ora sono stati ristampati, pare che costano 16 euro. E c'hanno tra l'altro gli stessi errori di stampa. Oh, mannaggia. Qui finisce male. Finisce male. No, no, no. Oh. Ah, la roccia. Ragazzi. È passato un bel po' di tempo da quando ho giocato a Demon's Souls. Sono qui con Tano 2. Non lo so, un altro personaggio che tengo sempre in sicurezza. Purtroppo la registrazione è saltata. La seconda discesa e la conseguenziale sconfitta del boss. E non essendo Silent Hill, ma essendo un Soul con i caricamenti, salvataggi automatici, purtroppo ho perso quella parte. Non ho potuto toccare Demon's Souls per un bel po' di tempo, la cosa mi dispiace, me ne scuso. E lo sto riprendendo adesso, dopo parecchio tempo. Questo allungherà i ritardi nella pubblicazione, me ne scuso. Niente, detto ciò, riprendiamo un po' a giocare. Questo personaggio che ho appunto preso per questa occasione ha l'armatura di cuoio che volevo usare per questo livello, perché deciderò di usare delle armature che hanno a che fare col livello. Questa viene venduta appunto qui, ed è appunto usata dal nostro simpatico razziatore Tom. E quindi niente, ho deciso di prendere questa come arma, giusto per cambiare. Prendo la Claymore qui, chiamata Spadone se non mi sbaglio. Come vedete, non avendo potuto potenziare bene, ho usato il glitch in moltiplicazione degli oggetti per creare velocemente un personaggio utile. E me ne scuso, non lo fa, cioè non l'ho mai fatto, non ho mai fatto una run in cui lo facevo, ma qui per rapidità nella pubblicazione ho voluto farlo. Credo di aver, siccome è passato tanto tempo, non ho avuto occasione di rivedere la puntata. Penso avessi già salvato Santurbain, non lo facciamo per velocità. Non mi ricordo se vi avevo mostrato lo scheletro con la katana. Sì, l'avevo fatto già nella prima partita, però rifacciamo anche qui. Non ricordo se l'avessi fatto meno già prima, ma vabbè. Andiamoci, buonanotte, dai. Tanto con questa spada dovremmo buttarlo giù abbastanza velocemente. Ah sì, mi ricordo, l'avevo fatto perché l'avevo fatto schizzare via con un calcio, tipo per sbaglio.
Come vi ho accennato in una live di qualche giorno fa, vediamo, ci muoio. Mancato pochissimo. Come avevo accennato nella live di qualche giorno fa, uno degli argomenti in cui vorrei parlare, tanto questo formato serve anche a chiacchierare e discutere varie cose, è la possibilità di guadagnare tramite YouTube e più in generale tramite la produzione di video, quindi anche Twitch, eccetera, eccetera. Non la mia. Questo ci tengo a dirlo. Io ho rifiutato proposte di partnership. Tutte quelle mi sono state fatte fino adesso. Non sono arrivate parecchie. Credo. Non, penso che siano generate automaticamente. Non so come facciano, sinceramente, perché sono tutte inglesi. E dubito che questi tizi mi hanno fatto guardassero il mio canale. Penso che abbiano dei programmi, degli algoritmi che tengano d'occhio delle liste, tengano d'occhio con i canali emergenti o quelli che non hanno partnership. Non ho idea. A me non interessa perché io il mio lavoro è, grazie a Dio, non ne ho bisogno, non farei una cifra interessante per me e non avrei in ogni caso. Guardate come cambia il rumore passi passando sopra le mante splendidamente, no? Non ho alcun interesse a farlo. Inoltre, non reputo che i miei video valgano la. Mannaggia, un problema di gettate. Valgano la visione pubblicità, ma solo per un discorso, probabilmente se facessi grosse cifre sarebbe anche interessante. Però ciò non se sarei anche interessato a accettare qualche partnership con Italiana, solo se ciò mi desse la possibilità di collaborare, magari dare più visibilità a quello che faccio. Questo sì, questo mi piacerebbe, ma non me ne sono arrivate fino adesso, voglio essere sincero. Vorrei chiederti, perché mi è stato detto, la partnership aiuta a crescere in visibilità, cioè si aumenta la ricerca o in altro? Questo qualcuno di voi saprebbe dirmelo. Questo sarebbe ad esempio un motivo interessante per accettarne una. Non saprei, se qualcuno lo sa e me lo vuole scrivere, sarebbe anche interessante saperlo. Ad ogni modo, un aspetto anche interessante di YouTube e la possibilità, come ho detto, principale è appunto il fatto che vengano prodotti contenuti. Contenuti che nel mio caso, come nella maggior parte dei casi, vengono fatti in maniera molto amatoriale. Ma ci sono anche molti esempi in cui questo arriva a essere a livello veramente professionistico. Anzi, molti format. Vedete, siamo online, infatti, come avete potuto notare. E molti format arrivano a competere persino, anzi a superare di gran lunga i programmi tradizionali, i media tradizionali. Pensiamo appunto alla stessa TV. Michele ha fatto, sta facendo cose straordinarie sul fronte italiano, ma per passare anche altro, ricordiamo gente che è partita da YouTube per poi fare anche altro, come il grandissimo Rob, Dio, non mi viene il nome, scusate. Comunque, l'Angry Video Game Nerd, che io adoro, oppure lo stesso Doug Walker, Nostalgia Critic, e tutto il gruppo che gli ha formato, no? Quindi Cinema Snob, Linkara, Spoonie. Io sono un grandissimo fan loro. Ritengo Doug uno dei più grandi geni del mondo. Ci sono dei canali, tra cui uno si chiama Due Bulgori, credo, due a numero Bulgori, che li suba. O Lanci, Vito Lanci, se non mi sbaglio anche. Cercateli su YouTube, li subano in italiano. Chi, se magari non avete un buon inglese, guardateli. Io non ricordo se avevo mostrato il vecchio eroe. Come ci tengo a farlo perché era una cosa che ricordo, saltai durante la prima run per fretta, quindi. Questo messaggio è il mio, ditemelo se lo trovate, interessa, o votatelo. Ad ogni modo, io quel Grim Reaper lì non sono mai riuscito a beccarlo. Anche se non ricordo se ve l'avevo già detto, penso di sì. Boh, comunque, se voi riuscite a colpirlo in qualche modo da qui, ditemelo, sono interessato, magari esiste un modo, non saprei. Io sono un grande fan e queste persone hanno iniziato offrendoci contenuti gratuitamente.
se continuano a offrirceli, se gli si dà la possibilità di guadagnare, perché noi non è che spendiamo soldi, guardiamo semplicemente la pubblicità loro, perché non farlo? Cioè, nella vita siamo costretti, vedi nel caso in cui ad esempio uno, ed è giusto farlo, attenzione, si trova magari ad avere un regime fiscale, di imposte fiscali molto alto, come quello italiano, a fronte di servizi che non sempre corrispondono alla qualità. Sono paralleli, no? Non scorrono paralleli e non giustificano la spesa molto alta. Ciò nonostante, noi lo facciamo perché? Perché è giusto offrire un servizio, perché tramite le nostre imposte, le tasse che paghiamo, vengono sostenuti i servizi, vengono tra cui pensiamo scuole, sistemi sanitari, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, allora quando abbiamo la certezza che ciò che guardiamo non ci costa addirittura nulla, nulla, se noi ogni 5 secondi guardiamo la pubblicità, ma che cosa ci costa? Io capisco che può essere fastidioso, adblock e tutto quanto, però ragazzi dai, sosteniamo ragazzi come noi che io una volta James si chiama, James, oddio, ho comunque visto un video dell'Angry Video Nerd che spiegò come cambiò casa sua, come riuscì a sostenersi, e ora ha fatto anche un film che purtroppo non ho avuto occasione di vedere. Diciamo, quindi ha inseguito i suoi sogni. Mi ricordo che disse abitava in un punto dove insomma, comunque guardate un attimo qui, qui si dice che la sostanza bianchiccia è il prodotto di una lumaca magica che si nutre di bagni in acque fluorescenti. Queste lumache qui possono droppare sostanza bianchiccia. Le stesse lumache che si trovano alla Valle Corruzione non lo possono fare. Perché? Perché non sono immerse in acque fluorescenti. Questa è grandissima attenzione a loro, straordinaria. Ed è questo come si crea un appunto sostanza bianchiccia, un'ambientazione. Come vi stavo dicendo, ricordo questo suo video in cui lui disse come era difficile la vita, come faceva un lavoro non gli piaceva, abitava in una casa con tanti disagi, poi grazie al fan, grazie ai guadagni che ci consentirono non solo poter migliorare la sua qualità di vita, ma anche per seguire i propri sogni. Ora ragazzi, veramente io capisco che adblock, tutto quanto può essere un utile, diciamo, strumento, io ce l'ho pure installato nel mio PC, ma su YouTube quando vedo i contenuti di qualcuno non lo guardo, è utile per bloccare pop-up quando si naviga, questo sì, no? Ma no ragazzi, quando sostenete qualcuno che ha un blog, un sito o qualcosa, disattivatelo, è anche una questione di rispetto. E lì guardate, lì proprio è l'unico modo per provare anche a voi stessi se realmente avete cuore, empatia e rispetto appunto per gli altri, perché a casa vostra non vi vede nessuno. Quello che potete fare, se prendete il blog, non vi potrà mai dire niente nessuno, però voi lo saprete, e penso che sia corretto farlo tutto qui. Questo qui è un altro dei guerrieri orientali che si trovano qui, come dimostrano le armi, l'essenza Elsa trovata sul suo corpo. Le anime che sono qui sono antiche, perché? Perché appunto siamo nella zona più profonda delle catacombe, che non è più lavorata, vedete, non c'è muratura, è semplicemente una caverna con dei sepolcri, dei sentieri probabilmente preparati. Oddio ragazzi, ho parlato tutto il tempo col microfono inclinato in avanti, non me ne ero accorto, spero che la registrazione non sia andata a quel paese e che si senta, casomai proverò ad aumentare il volume in sede post-produzione, perché caspita. Comunque, ovviamente è libero, ognuno fare come vuole, però a mio parere se chi ci offre intrattenimento soprattutto gratuito, beh, perché non farlo? Allo stesso modo il Patreon. Il Patreon è un modo di sostenere i progetti in cui crediamo. Io sono assolutamente d'accordo, ovviamente nelle possibilità di ognuno, chi vuole, chi può. Insomma, se può sostenere un proprio artista, perché non farlo? Guardate qui ragazzi, questi corpi bloccati all'entrata della tomba del grande eroe, probabilmente scarti di sacrifici alle grandi bestie, senza ormai divenuti, diciamo, scheletri giustamente, e le loro anime sono intrappolate per sempre qui. Probabilmente la luminescenza è la stessa di quelle che abbiamo visto, esplosive,
che siano le stesse. Questo sembra più che un sepolcro definitivo, leggendario. Appunto un altare detto a una persona assolutamente irrilevante, come dimostra la sua anima. Chissà chi fosse, che magari potesse essere il grande eroe prima? Non lo so. È possibile perché noi delle anime dei cavalieri pure le troviamo, quindi chissà. Questa era la zona più interna, probabilmente qui venivano le più sacre, venivano seppelliti i più sacri dei prigionieri. E i più antichi, come dimostra il fatto, lo vedremo a fine battaglia, che molti di loro non sono mutati. E lo scheletri ancora non sono diventati giganti orribili come queste le pareti o come gli scheletri che ci attaccano. Allora, ragazzi, non mettere un'armatura pesante tipo di metallo che faccia rumore e l'anello del ladro. E addirittura se siete morti in forma di spirito, quindi in quel caso non fareste proprio rumore. E questa battaglia è una delle più facili del gioco, insieme a quella dell'arbitro. Quindi avete due boss molto molto semplici per questo livello, le cui anime addirittura vi danno due ottime spade. La Searcher of the Storm ne parleremo, è anche interessante per dare un'interpretazione a quella che è il ruolo, probabilmente il destino di del vecchio eroe. Io credo il vecchio eroe fosse realmente un eroe, e l'idea stessa che la sua spada sia il cercatore della tempesta dimostra che probabilmente egli forse abbia combattuto questo culto e per questo sia stato punito. Spiegherebbe la rabbia tremenda e il fatto che sia stato comunque ancorato alla roccia, e sembra tra l'altro lì, mamma mia, una posizione. In una posizione probabilmente. Cioè, a me sembra quasi come se fosse lì stesso per essere punito eternamente, costretto alla difesa finale dell'altare della bestia e le tempeste. Che però ricordiamo è altresì la foresta in roccia, quella dove ancora è presente e vivo il potere del vecchio culto. Però ovviamente sono speculazioni personali, non abbiamo nessun elemento se non il nome della sua spada. Guardate, questi scheletri abbiamo visto sono mostruosi, no? Con quelli di prima, mutati alla magia demoniaca. Questi no, ragazzi. Questi scheletri qui, più antichi, mummificati, perché ancora guardate, non sono completamente scheletriti, no? Cioè completamente scarnificati. Hanno ancora della carne, dello strato di pelle sulle ossa. Seppur molto molto sottile. Sono sopravvissute la magia demoniaca proprio perché magari forse troppo vecchi per essere di qualche utilità o poter ospitare. Ah, scusate, è arrivato un messaggio. Ospitare in qualche modo delle anime. Ragazzi, io direi di chiudere qui. Avremo tante cose da discutere la prossima puntata. Ricordo qualunque domanda, anche l'argomento più vario, è ben accetto. Ovviamente le mie sono opinioni, ma personali, ma sarei contento di sapere cosa ne pensate. Un saluto a tutti voi e come sempre, alla prossima.